francamente ci ha lasciato tutte le utenze, abbiamo avuto il negozio in modo gratuito e io credo che anche il signor Bruno vada ringraziato, Bruno Mazzantini, perché questa è una buona riuscita, non c'era mai successo negli altri sei charity, avevamo cercato con persone, sindaci, abbiamo trovato anche persone fantastiche, ma veloce in questo modo è stato proprio da Siena. Un altro charity shop per la Fondazione Monna Lisa, questa volta nella città del Palio, a Siena. Siamo a due passi dalla Piazza del Campo e anche nelle altre città, appunto, siamo sempre in centro storico e dove l'azienda riesce con appunto l'ufficio tecnico, con la direzione artistica a rendere l'immagine appunto bellissima dell'azienda Monna Lisa degli abiti, anche se appartengono a collezioni passate, ma che riacquistano una nuova vita, un nuovo ciclo di vita per sostenere una buona causa. E quindi ecco, parliamo di un'economia circolare generativa. Nei sette charity oggi cerchiamo di dare una mano a ragazzi di organizzazioni no profit, chiaramente, e credo che siano un totale di 64 ragazzi diversamente abili che o si presentano in negozio e fanno laboratori o le associazioni ricevono un aiuto da quello che riusciamo a ricavare dall'aiuto che ci dà la Monna Lisa. Si sa, oramai ci dà tessuti e prodotti a bassissimo prezzo e noi lo triplichiamo questo prezzo, un terzo va direttamente all'associazione con cui facciamo gli accordi. L'inclusione è importante perché questi ragazzi, quando vengono qui in questo negozio, non solo saranno a contatto con il pubblico per fare anche loro le vendite, ma impareranno anche un mestiere, potranno partecipare a un progetto complessivo che la Fondazione Monna Lisa ha istituito. Proprio questo aspetto di Monna Lisa mi ha entusiasmato e mi ha fatto propendere per attivarmi e per dargli una mano. La collaborazione per il momento è con l'associazione Sesto Senso Onlus. Una bellissima iniziativa perché ci consente veramente di trovare anche una serie di finanziamenti che in questo momento purtroppo stanno venendo un po' meno anche dalla parte, dal punto di vista del ruolo del pubblico, perché anche per un'aumentata richiesta che parte dalla base, ecco, perché sono aumentate esigenze e tutto quanto, e quindi diciamo i contributi che vengono al pubblico sono sempre meno. Purtroppo insomma non ci sono tante possibilità e quindi queste iniziative sono sempre veramente ben accolte e sono fondamentali per cercare di aumentare l'inclusione all'interno della vita.